sono 50 anni, diamante 60. Grazie caro, grazie, grazie. Cos'è, vuoi mandare qualcosa anche a te? Guarda che la prendo, eh. Come l'età? Eh sì, ah, mio papà ha 91, lui, e 88 lei. E beh, stanno sempre nella loro casa, tranquilli, contadini che gli portano tutto. E certo, pensa che io vado a trovarli una volta a settimana e sono 20 anni che non faccio più la spesa. Portano le verdure, le uova, i formaggi, i tacchini, i polli, l'olio, i maialini, il vino, il prosciutto, tutto! Perché mio zio Ennio ai contadini gli fece avere la pensione di invalidità. Ma finta, certo, non è vera. Ah, l'altro giorno, 3 giorni fa, hanno beccato un bidello. Senti, senti, diceva che stava male, la febbre alta, il vomito, le congestioni, tutto quanto. Invece andava a fare l'idraulico per arrotondare. Senti, ma che cosa mi candido a fare? Che poi dopo mi devo occupare di tutti. Sì, ma lo so che mi date una mano, ma io devo abitarci là. Ma non ho paura di perdere, figurati, sono 40 anni che combatto, ma dai. Vuoi che mi spaventano queste robe qua? Aspetta, mi porto il cappotto. È di cashmere, o devo cambiare anche questo? Scusa, ma allora tu pensi che avrei accettato di fare il sindaco per avere quella concessione? Ma prima di tutto era mio padre che voleva fare la pompa di benzina. Ma come ci sta lui? A 91 anni ci metto mio padre alla pompa. Ma se sei un amico mi dici così, scusa, eh? Ma poi cosa vuoi che ti costi un permesso a te? Ma quale parco pubblico, dai? Ma hanno costruito tutti, sono rimasto fuori soltanto io. Che se poi io c'ho un dubbio, se mi senti così prudente, è perché... Noi diciamolo, probabilmente noi perdiamo, eh? Ma non sono mica un agnello sacrificale, eh? Scusa, dai, ma chi ci vota noi adesso? Chi? Gli extracomunitari. Ma sei scemo? Che c'entra? Io sono sempre stato per la solidarietà, per l'accoglienza. Sono cattolico, vado a messa. No, dico semplicemente che la gente non gliene frega più niente degli extracomunitari. Semmai gliene è fregato qualcosa, poi. Così tanti? Ma non è che vi siete sbagliati a fare i conti? E votano tutti? Ma quali dici te? Ma che ne so, cinesi, arabi, africani? Ah, africani? E in effetti, lo sai che avete ragione? Oh, l'altro giorno sono andato in ospedale a trovare mia nipote che aveva partorito. 6 letti, eh? 6. Beh, era l'unica bianca. Eh sì. Devo dire che avete avuto una bellissima idea. Così vengono fuori le mie passioni, il mio pensiero, la mia etica. E certo. Scusa, signorina. Me la scalda. Sì, sì, prendi in giro te, sì. Guarda, te pensa quello che ti pare, ma per me il senso etico è importante e come. Ma qualcuno sa che avrebbe deciso di rifiutare? No, quindi non rischiamo di essere attaccati su questo, no? No, 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 non credere, no. Ma sai perché te lo dico? È un po' che mi seguono, eh? Te lo giuro. L'altro giorno ero con una mia amica, un assistente che ho testato in università. Una molto brava. Ecco. Ma no, tastato, che tastato? Testato. Cosa vuoi tastare? Sono anni che io non tasto più. Sì, insomma, ho beccato uno che da lontano mi faceva una foto col telefonino. Ma a me, a chi? A me, a lei? Allora sai com'è, una situazione innocente che poi succede il patatrac, hai capito? Ma immagina Cinzia e poi tutto il resto, eh? Scusa un attimo, signorina. Uomini, e questo è uomini. No, dicevo che c'è da stare attenti, insomma. Dove? Ma sì che ci vado, sì. Ma fai come vuoi, organizza. Telecentro, Rete Nord, tutto quello che ti pare. Ma ti dico di no. E allora prova, no? Ah. Ma certo che farei sposare mia figlia a un extracomunitario.
Come perché? Perché lui potrebbe diventare il prossimo presidente del Consiglio qua in Italia, eh? Ma scusate, ma sino a pochi mesi fa chi l'avrebbe mai detto che un nero diventava il presidente degli Stati Uniti? E allora, forse mai un asciugamano. Ma ormai sono come noi in tutto. Ma pensa che ieri sento uno che mi chiama e dice: oh Gianni, so salut. Beh, mi volto, è un ghanese che vende le borsette. Ma scusa, ma il più grande italiano di sempre, ma dove è nato? Non è nato all'estero? In Francia, a Nizza, no? Ma Zidane? Ma come Zidane? Ma Zidane è francese, Garibaldi, no, imbecille. Voilà, voilà. Certo, eh. Sì, sì, anche un nero, sì. Ti posso richiamare? Sì, sì, ti chiamo io fra un po', sì. Scarpetta. Caffè e capo? Eh no, anche il caffè no, eh. No, no, no. Faccio io. Pronto? Ma non sai cosa mi è successo? No, un miracolo, una cosa fantastica. Ma sono qui all'autogrill da solo. Mi sono fermato per mangiare una pasta e fagioli. Beh, ma non è arrivato un negro che si è seduto davanti a me e ha cominciato a mangiare nel mio piatto? Ma ti giuro, ma avevo un cucchiaio e si è messo a pescare nel mio piatto. Sai che ho anche pensato a quella cosa che ti ho detto prima, quella delle fotografie. Ho pensato, qua mi stanno fotografando. Ma non c'era nessuno, nessuno. Ho una cucchiaiata io e una lui, eh. Ah, beh, un po' di schifo mi ha fatto, ma scusami, avrebbe fatto schifo anche a te. Sai, una persona che mangia nel mio piatto, nero o bianco, un po' fa schifo, eh. Ma aveva chiesto anche un caffè. Beh, però non in una tazzina sola, eh. No, che non gliel'ho dato, no. Mi sembrava troppo, eh. Ma anche il caffè. Ma questo è uno spot fantastico, eccezionale, ma non hai capito? Il nero che mangia nello stesso piatto del bianco.
Ma guarda che è una cosa straordinaria, così noi vinciamo. Vinciamo, vinciamo, sono eccitato, eccitato come un bambino, come... Scusa un attimo. Sì, cos'è? La sua minestra. Come la mia minestra? Non la voleva scaldata. E questa allora? Di chi è? Caffè capo? Wallahi la art sninam takmi wandagh man tarhinam. Wallahi la art sninam takmi wandagh man tarhinam. Ijadiku utaqimam. Ijadiku utaqimam. Tiflim data awadi jan. Tiflim data awadi jan. يا أنت الطيب.